programma, dai, tanto streaming o non streaming uguale. Allora, lo stesso, uguale. Allora, noi bisogna fare giunta fino a mezzogiorno meno 10, quindi quella, la giunta normale fino a meno 20 per facciare le pratiche di sembrare. Poi c'è l'inaugurazione della scuola qui sotto, chi vuole viene. Poi ci vediamo qui all'una, una meno 10, insomma, magari tu vieni un po' prima. E accogliamo Inox, che è una bellissima azienda che opera a Sesti Levante. C'è anche il sindaco. C'è anche il sindaco, benissimo. E poi all'una e mezzo facciamo la conferenza stampa in cui presentiamo una sola opera, ma molto grossa, a parte le pratiche di oggi, se ce ne fossero, non so. È la pista ciclabile che arriva a Spedaletti, ultimo pezzo da fare, il 22 di marzo, dove si va a fare l'inaugurazione. Poi le schede che mettiamo sul sito oggi sono Arinox, naturalmente, e abbiamo messo l'agricoltura. Magari state disponibili voi anche per fare domande, anche se lì andate in consiglio recentemente. Quindi, già che siamo qui, guardiamo un attimo qui, così poi. Però già arrivano un sacco di domande su questa legge. Bene, bene. Vedi che avevo ragione. Allora, partiamo come sempre dal fondo. Allora, vi ho messo qui la scheda che abbiamo messo sul sito per la Banca della Terra. Poi c'è la scheda di Arinox, che è un'azienda recente che sta andando molto bene, per fortuna. E poi c'è la scheda di Area 24, che è una cosa più bella che abbiamo fatto in questi anni. Con questo intervento noi arriviamo a fare non l'ultima opera, ma l'ultimo pezzo. Nel senso che poi ci sono ancora un po' di opere collaterali, ma insomma. La scheda che hai messo qui, Ivan, sono tutte. Va bene, ok. Era perché sono tanti appalti diversi. Comunque, la prima quindi per mio ordine è l'ultima. Allora, andate dal fondo all'ultima e dalla testa alla prima. Finalmente ho trovato. In sostanza sono 43 milioni. Al netto di IVA, perché se è un SPA l'IVA la recupera, diciamo, ecco, gli altri importi di solito l'IVA compresa. Con questi 43 milioni si sono fatti 24 km e qualche centinaio di metri. Avete indicato qui, col pallino nero, diciamo, i pezzi progressivamente fatti, da marzo si è finito. Dopodiché si pensa che ci voglia circa un anno a fare tutta una serie di opere collaterali, complementari, che però non hanno a che fare con la percorribilità. In realtà ci sono due tratti in cui c'è un tracciato adesso che poi verrà sostituito, no? Percorsi alternativi, sterrati. Quindi c'è ancora il lavoro. Dopodiché, o mentre si fanno questi lavori, si potrebbe cominciare a fare un pezzo sull'Imperia e sulla, come si chiama, per città e in computer, nel senso che quelle due lì sono tratti che si potrebbero fare anche le pennellate e i filobus vanno messi anche se non ci sono. Ma il filobus non ci sono. Mancano i filobus che vanno messi anche se non ci sono. Non è che se non ci sono io non si dice. Va bene. Bisogna aggiungere, va bene. Vabbè, questo è chiaro. No, io qui ho messo, diciamo, sport, infrastrutture, turismo, cultura. No, insomma, perviene chi vuole. Poi ci sono inaugurazioni, queste sono quelle che faccio io. In realtà sono 10 che si fanno anche i filobus, ma la giornata in cui io sono a Roma. Quindi ci vai te, no? Sì, aggiungiamolo pure qua, Ivan. Allora, 10, 13 marzo, aggiungetevelo un po' da voi, insomma, ore? 10:30. Ancora niente dell'87 preciso, poi vanno.
dovrebbe andare il 13 in conferenza di presidente, è arrivato molto per la proposta tecnica, rimane il 13. No, non posso dare finita, va bene. Allora, per noi va bene, c'è ancora una posizione dubbia del Piemonte che ribadisce. Io non parlo con il presidente. Io ci sono. Allora, le inaugurazioni sono Piazza d'Erbe oggi, domani c'è Torino, con Lucia Perinaldo e Ceriana. Il 17 c'è Lucinasco, il 22 c'è Ospedaletti, il 22 c'è Airole, il 24 c'è Sant'Orcese, il 24, perché il giorno precedente c'era la festa del paese, una città, non so. Vabbè, c'è il termine di Spezia. Guardate che avevo dato in precedenza. Ah, c'è un San Giuseppe. Sì, una saltata per la... E bisogna aggiungere, il 13 marzo, aiutami, il 13 marzo, cioè, ore 9.30, io vado a vederli martedì, con l'azienda rapidamente, poi trovare in ambulazione. Ok? Nelle tue date arriverà un invito dove chiedono presenza oltre che dei parlamentari con tua editoria lunedì 17 alla Piaggio a fare un'assemblea aperta. Non ci siamo, non ci siamo. Invece dal Bissola vado io. Ah, in Monzione. Sì. Sì, ma mi hanno telefonato che forse non c'è. Vabbè. Fatemi sapere. Ma non è un'opera nostra quella, no? Ma avevo contribuito a dare dei servizi, delle consigli. Vabbè, dai, se c'è, se posso ci vado. Dai, in pratica. Pratiche. Martedì giunta straordinaria deve fare Claudio. Diteglielo a Claudio. Allora vediamo se c'è. C'è sicuro perché io sono a Roma. Perfetto, allora va bene. Ecco, martedì mancavamo in tanti, perché il mio è malato. Io martedì ho la convocazione di Luca per il terzo valico, ci devo andare per forza. Mi raccomanderei sia di essere puntuali e poi io non fare troppe cose fuori, o non farne affatto se possibile. L'unico argomento che avranno in questo caso sarà questo qua, se ritroviamo questo siamo a posto. Bene, ok. Allora, numero uno del Presidente, concessione del patrocinio e uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. 11 del Vicepresidente. Saltiamo. Abbiamo fatto la riunione insieme, evidentemente allora, non è. Magari avvisatelo, che noi facciamo una giunta breve. Brevissima, cioè breve. Ah, in commissione, allora. No, facciamo. Allora, sì, 11 rilascio accreditamento a ricordo San Giuseppe di Rossiglione. 12, rimodulazione del programma di attività 2013-2014 dell'Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di centrale regionale di attività modifica la deliberazione del 2012. 13, programma CCM 2013, progetto Herpes Zoster, valutazione dell'impatto sanitario e socio-economico e possibili strategie di vaccinazione della popolazione adulta in Italia. Numero 14, programma CCM 2013, progetto la telemedicina in aiuto del bambino e della sua famiglia, progetto pilota multicentrico di telemonitoraggio domiciliare delle gravi patologie neuromuscolari. La 15 è una riscritta del vicepresidente, direttiva vincolante, ex articolo 8. Sì, sì, no, sì. Quindi allora, rinviata? Diciamo, non adesso, poi vediamo. Numero 16, l'assessore Berlangeri, approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e le Camere di Commercio di Savona, Genova, Savona, Spezia, Imperia, per l'attrattività dei territori verso Expo 2015. Numero 17 dell'assessore Boitano, legge 2596 del 2006, decreto ministeriale del 26 gennaio 2012, approvazione del programma speciale di riqualificazione patrimonio ERP ai fini dell'efficienza e dei risparmi energetici, riparto delle risorse disponibili a favore delle arti liguri, importo di euro 1 milione. Numero 18, assessore Briano. I soldi qui da dove vengono? Questi soldi vengono dal Ministero dell'Economia che sono insieme a... alla Lorena, diciamo, prendiamo 1 milione a testa per questo progetto. Noi lo utilizziamo per quanto riguarda l'efficienza energetica nelle alloggi, questo 1 milione. Capito.
tu la porterai la prossima volta. Ma noi stavamo vedendo se riuscivamo a mettere questo pezzo insieme a qualche, diciamo, bene. Sì, sospensione di finanziamenti fatti in modo da poter fare ancora un piccolo ballo con il capitale, perché sono soldi molto capitale. Bene. Numero 18, assessore Briano, procedura di via regionale, ex articolo 13 legge 38 del 98, articolo 20 del decreto legislativo 152 del 2006, progetto ampliamento di scarica inerti, Eco 12, in località Casa Soteri, comune di San Bartolomeo Imperia, proponente Eco 12 SRL, interlocutore negativa. Numero 19, assessore Briano, programma di cooperazione al Quota 2007-2013, progetto ISTET, approvazione di una convenzione con Liguria Ricerche per il supporto alla gestione del progetto annualità 2014, impegno di euro 13.000. Numero 20, assessore Rambaudi, nuove modalità di utilizzo del Teatro della Gioventù a fini sociali per i soggetti del terzo settore. Mi dico competente roba no, del personale. Allora, numero 21, assessore Rossetti, affidamento dell'incarico di medico competente per l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, sì, del decreto legislativo del 2008 per l'anno 2014, importo di spesa 19.000 euro. Numero 22, dell'assessore Rossetti, variazione, anche questa. Leggiamo. Le variazioni per euro 20.000 al bilancio 2014, ai sensi articolo 7, legge regionale 42 del 2013, fondi comunitari per i progetti. Una cosa molto ordinaria. A parte quella là che abbiamo sospeso, rimontato, le altre mi sembrano una cosa ordinaria. Numero 23, assessore Rossetti, assessore Vesco, decreto dell'Agenzia Liguria Lavoro, numero 7 del 28 gennaio 2014, concernente il bilancio economico di previsione relativo all'anno 2014, al trimestre del 1 gennaio 2014, 21 marzo 2014, determinazioni conseguenti. Numero 24, decreto 7, dato 12 febbraio 2014, dell'amministratore unico dell'Arte di Imperia, concernente il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014, determinazioni conseguenti. Assessore Rossetti più Boitano. Il numero 25, assessore Rossetti, individuazione per l'anno 2014 degli enti costituenti il settore regionale allargato, in sensi dell'articolo 25,2 della legge regionale 2 del 2006. Numero 26, dell'assessore Berlangieri, una richiesta di parere al Consiglio su bozza di regolamento della Giunta, modifiche da apportare ai regolamenti regionali numero 2 del 2009 e 3 del 2010. Cosa vuol dire? Perché erano due, questo che erano rinviato, poi hanno rifatto la delibera con gli impegni. Quindi allora bisogna depennare una questione tecnica. Una per. Non l'ho mai saputa questa. Sì, perché era fuori sacco. Fuori sacco. Allora, dell'assessore Rossi conferma linee di indirizzo per l'anno 2014 alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del comparto. Scusate, è un argomento, sì, va bene, ormai l'ho letto, ormai l'ho letto. Vabbè, facciamo, non è che è obbligatorio. Sì, no, vabbè, ma normalmente faccio sempre prima. Vabbè, ma dico, non succede niente. Poi. A dell'assessore Rambaudi, adesione al progetto Flag the Participation. Sì, la visione un progetto europeo, dove non ci impegniamo solo con risorse umane. Assessore Briano, PSR 2007-2013, misura 3.23, progetto regionale Rete Natura 2000, impegno di spesa di euro 31.600 a favore di ARPAL. Dell'assessore Rossetti,
bilanci di previsione per l'anno 2014 delle aziende sanitarie, dell'IRS e degli enti del servizio sanitario regionale. Poi dell'assessore Rossetti, il vicepresidente, deliberazione 1216 del 30 dicembre 2013 del direttore generale dell'ASL di Savonese concernente il bilancio di previsione per l'anno 2013. La previsione 2013 è... Invece l'altra deliberazione del direttore generale dell'ASPRA Genovese concernente il bilancio di previsione per l'anno 2013. Sempre Rossetti, no, hanno avuto, hanno avuto rifatto a fine anno, poveracci. Eh? Ah sì. Ah sì? Ah, quindi è quella chiusa ormai. Sì. Ma noi quando è che ci devono ancora provare di bilanci vecchi? Bene, parliamo oggi. Poi. Cosa, l'11 ci devono... No, non ci ha provato. La chiusura dice al tavolo, stiamo parlando del 12. L'11 ha provato. Assessore Buccinelli, estensione efficacia a fondo di garanzia per imprese alluvionate. Sì, è il fondo di garanzia da 1 milione che lo riattiviamo per le imprese alluvionate o dei territori alluvionati dell'entroterra del Liguria. Poi dell'assessore Buccinelli, approvazione del rapporto preliminare finalizzato alla fase di consultazione scoping ai sensi della ai sensi della legge regionale 32 del 2012 per la programmazione FES 2014-2020. Imiterei molto il mio collega Zunino di una volta. Cioè? Perché? Sì, no, per scherzo. Allora. C'è un precedente, quindi. No, lui non si asteneva, veramente. Si dava assenso. No, io mi assolverei anche il coraggio astenere. Allora, poi dell'assessore Berlangeri, approvazione della documentazione tecnica ed economica finanziaria per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 4 del 2013. Poi abbiamo un argomento in sacco dell'assessore Paita, progetto Blue Lane, una corsia veloce per dogane e logistica, poi l'autostrada del mare, nuovi mercati, lungo e oltre il corridoio Reno-Alpi, testati per Expo 2015 e funzionali anche per altri corridoi. È un progetto sullo sdoganamento veloce, sono stati coinvolti tutti i porti della Liguria, un progetto europeo. Questa è una comunicazione dell'assessore Rossetti, sempre di adesione del comune di Balestrino alla SUAR, e poi una comunicazione dell'assessore Buccinelli. Sì, è un progetto per il sostegno di un incubatore di imprese in Senegal. C'è stata una visita della delegazione senegalese a visitare gli incubatori nostri e hanno chiesto, sono spaventati. E hanno chiesto un supporto tecnico di FIS. Un argomento con la comunicazione ne prendiamo atto. Già che ho la bocca aperta, posso dire un'altra cosa? Lunedì, no, informare la giunta che lunedì mandiamo via finalmente e partendo per Roma l'ipotesi finale del FAS a Donato che ci deve dare un suo parere. Vorrei tranquillizzare la giunta di non essere più assalito perché il bancomat è chiuso, quindi lunedì mandiamo giù una proposta a 302. Vediamo cosa ci dice. Ma sono 40 di meno comunque, un passo avanti. Sì, notevole passo avanti. Ne mancano ancora 32, ma so. Tanto sentiamo cosa ci dice Donato. Va bene, adesso è chiaro che questa qui vale come gong, no? Eh sì. Non è tu. No, ma mica lo dico a sé, adesso ero rivolto verso di te in questo momento. Lo dice a te stesso. No, ma io faccio un buono. Quando parlo perché il presidente ascolta. Grazie. Ce ne sono ancora, Dott. Basta.
Vogliamo parlare un po' di ATP, visto che mi dite che è delicata. Ci spiegate un po' come stiamo messi. Dunque, diciamo, a me pare che... A che ora è questo incontro? A me pare che per il lavoro che è stato fatto dalla società e anche dai consulenti, il tema, diciamo, della possibilità di essere credibili sull'azione di concordato sia molto vicino. È chiaro che però questo prevede ancora una serie di incognite. Ci sono stati dei passi in avanti anche sul tema della contribuzione dei comuni, che hanno provato a fare la loro parte. Ci sono due problemi. Il primo è relativo anche ancora ai contenziosi che sono in piedi da parte dei lavoratori. Tra l'altro il principale, secondo un'altra cosa. L'altro problema è quanto si riesce a ridurre quel delta, no? Che è, diciamo, l'integrativo per i dipendenti. Noi avevamo fatto, c'era stato quel taglio di 3,4, insomma, e penso, diciamo, che si possa sostanzialmente dimezzare, e questo è un risultato, credo, apprezzabile. Naturalmente non sarà quello che i lavoratori si aspettano anche in fondo, che legittimamente, come questo, si vanno a ambire, diciamo, a recuperare di più, però è già fatto uno sforzo abbastanza significativo. Quindi vediamo oggi. Quello che voglio dire è che, se fermo restando tutte le incognite che ci sono e anche, diciamo, la necessità di approfondire la discussione con i sindacati, se dovesse andare in porto questo tipo, diciamo, di soluzione, noi avremmo avuto in questo caso non un salvataggio, così, diciamo, virtuale, ma un'operazione di razionalizzazione forte dei costi e di riorganizzazione della società. Come dire, molto, diciamo, in sintonia anche con le cose che avevamo detto, a cercare di andare a predire i problemi, quelli reali, non a finta. Però vediamo anche oggi se le reazioni ci saranno. Va bene, non so però noi, a parte comprare quel famoso immobile, no? Che è sempre previsto, no? Sì, c'è sempre, diciamo, una cosa è cambiata, diciamo, nelle modalità giuridiche, però insomma questo tema sarà lì. Oltre che comprare quell'immobile e partecipare, soprattutto con l'esperienza di FILS, no? Sì. Quindi non abbiamo compiti, diciamo, diretti. No, la presenza di oggi è perché, diciamo, ci considerano interlocutori insieme agli altri, però ho visto che abbiamo fatto rifare la cosa con i Filobus, per capirci, è quella giusta. Vorrei aggiungere che c'è sempre questa, io ho risposto alla lettera, ho risposto in maniera molto verbale alla lettera che il commissario ci ha scritto, perché chiedeva che anche noi valutassimo quella quota del 10%, lo riporto in maniera molto garbata, spiegando le motivazioni. 12 milioni di euro. Non siamo in grado di farlo. Ho visto che lui ha scritto nuovamente, sempre un po' ricalcando la mano come una... commissario che è stato integrato al Consiglio di Stato. Quindi lo dico perché quel tema è ancora un tema che in quel confronto, soprattutto a tutto campo, diciamo, che riguarda sia il sindacato sia tutti i comuni del bacino, è un tema che ci vede, insomma, un po' aggrediti nell'ultima parte della presentazione. Infatti io sono un po'... Io ho tenuto botta anche in prefettura. Ho scocciato, non è la parola giusta, perché parliamo di cose molto importanti di cui bisogna occuparsi, però se noi compriamo una cosa che non ci servirà mai a niente, tirano ancora di mezzo a fronte di gestioni che gli stessi lavoratori giudicano essere state molto, come dire, insufficienti. Cioè, responsabilità gli azionisti di quello, no, insomma. A fronte di questo, la vicenda invece complessiva segna il passo, insomma, valente, quella dell'agenzia. Abbiamo avuto via libera dalla commissione e le linee guida, questa è un'altra storia. Cioè, portato per tre settimane di discussione in commissione. Poi abbiamo già predisposto una bozza di statuto di parti parasociali, sempre ovviamente
eravamo intesa con Fisso, l'abbiamo proposta a Giorgio Soci, avevamo dato sino a questa settimana per eventuali osservazioni, a ieri non era arrivato nulla, io poi ieri ero a Intesa per altre ragioni, ho parlato col Presidente Sappa, mi diceva che non avevo obiezioni su quei documenti, io credo che la prossima settimana riconvocheremo il tavolo, dovremo entro la prossima settimana chiudere questa partita in maniera tale che loro poi possano procedere all'approvazione in capo ai loro organi direttivi. Sì, però sono sei consigli che avevano approvato, giusto? Sei consigli che avevano approvato. Siamo in Italia, siamo in Italia. No, quello che deve essere chiaro, che non per colpa nostra, diciamo, che è impossibile che il 15 sia l'anno in cui opera già il nuovo soggetto e quindi, quindi che il comune di Genova, la provincia di Savona, eccetera, si attrezzino a fare sì che almeno per un pezzo del prossimo anno. Ma questo è un'impostazione, insomma, che qui è un'impostazione che io dico molto, molto buona, perché risolve dei problemi strutturali e consente all'azienda, no? Almeno di andare avanti bene. Questo penso che poi sostanzialmente sia questo il punto, se invece gli altri non risolvono. Comunque, noi andiamo avanti. È già chiaro che purtroppo i tempi, come dire, sono molto, molto, molto più lunghi. D'altronde, se questi enti qui che ci hanno fatto fretta, poi ci mettono mesi e mesi e mesi a rispondere con una lettera e poi andare in consiglio, quindi la prossima settimana potrebbero andare nei rispettivi consigli, no? Potrebbero andare io, sì. Allora, facciamo una lettera firmata da te da Manson, in cui diciamo, non avendo ricevuto osservazioni, se non arrivano oggi, si ritiene che vada bene il testo, a questo punto vi chiediamo di andare nei rispettivi consigli o di produrre delibere commissariali, non immaginare, no? Tese A. Naturalmente vi diciamo già che i tempi sono andati oltre ogni senso logico, e che quindi sarà impossibile rispettare il tempo. D'altronde, se a voi interessava fare presto, dovete fare diverso. So. Se avete fatto così, vuol dire che vi interessa fare presto. So. Dopodiché aspetteremo le 8 deliberazioni consigliari o commissariali e poi si potrà costituire l'agenzia. Si costituisce. Già che siamo qui, io sto vedendo anche gli argomenti strategici all'inizio dell'anno per fare un po' il punto, e poi non fate l'ultima volta, almeno per alcuni. Dopodiché, diciamo, c'è il tema acquisto mezzi, che noi pensavamo di far fare all'agenzia. Abbiamo una lettera, avete visto, che ci dicono ti pregherai di dire che tu sei disponibile a fissare sti conto, e che per quanto ci riguardava gli impegni erano due. Uno era legge, agenzia e così via, che noi aspettiamo loro a questo punto. Dobbiamo aspettare 8 deliberazioni e poi la costituiamo. È già chiaro che slittiamo con l'anno. Il secondo tema è l'acquisto mezzi. Ora, a parte il fatto che i fondi grossi sono in ritardo, no? Giusto? Cioè, lì bisogna che ne carichiamo mezzi sul PESR e mezzi sul... Okay. In ritardo, ma confermiamo che li metteremo. Invece potremmo già partire attualizzando, eccetera, eccetera, eccetera. Però i casi sono due, o lo fa l'agenzia, ma allora bisogna aspettare, o chi ha i soldi, se intanto, sapendo che poi gli compreremo gli altri mezzi noi, se la fa lui. Giusto? Quindi di pure che sei, che noi siamo disponibili. Noi abbiamo... Abbiamo già fatto con, diciamo, con le aziende il, diciamo, censimento dei fabbisogni, cioè cosa le aziende ritengono delle bisogni di quello che dicono. E poi la prima fase si stava lavorando appunto in Cecchino-Pise a coprirla con quel famoso stanziamento di cui ci sono ancora 16 anni di politica, quindi 32 milioni lordi, che valgono per tutti i bacini tranne Spezia che li ha già utilizzati tutti. Dovremmo continuare a dare a loro la loro quota, certo. Però di fatto abbiamo preso gli altri. Che non sono neanche tanti. Gli altri 4 bacini siamo nelle condizioni quelli di attualizzarli, peraltro a conti fatti l'AMT potrebbe avere il numero sul quale siamo impegnati per il 2014, quindi
diciamo, rispetteremo mentre i fondi europei, i fondi FSC scattano. Quelli tra l'altro non hanno bisogno della copartecipazione, c'è solo il problema dell'IVA, ma comunque io penso che quell'operazione si possa. Se voglio, vogliono pagare l'IVA, devo aspettare. Adesso il Comune ha chiesto che la MT aveva già in corso per quest'anno degli acquisti, voleva avere la quota, quindi di fatto diminuisce un po' quell'importo, e poi bisogna tenere conto che comunque questa operazione, secondo me, deve essere completamente gestita da noi, per cui anche pressioni che le aziende stanno facendo, insomma, sul nostro ufficio. No, l'agenzia. Sì, comunque, però dico. L'agenzia di cui loro fanno parte. Sì, però siccome c'è chi vorrebbe avere, insomma, la possibilità di gestirsela in proprio, bisogna dire assolutamente che non è. Però può rispondere a qualche ragione per disponibile, se ne fanno conto, no? Bisognerebbe avere una stima un po' realistica di quant'è il costo complessivo davvero dell'operazione. Nelle ipotesi che facciamo già noi per il FES e poi dopo per l'FSC, possiamo avere. Bene. Mi pare che il TPL sono queste le questioni, no? Peraltro l'Agenzia delle Entrate ha scritto dando parere favorevole, quindi riconoscendo la fattibilità del recupero dell'IVA, che questa è una cosa importantissima, perché comunque poi ogni dubbio da tutta la procedura che abbiamo funzionato, insomma. Quindi questo credo che sia anche un buon, un po' possa agevolare anche la partecipazione di tutti, perché poi di questo recupero consistente di IVA ne beneficerebbero anche, diciamo, i territori un po' ostili che comunque l'agenzia, cioè, non so se si commenta questo in tutto, ma senza sua buona intesa. Entrare nel percorso vuol dire recuperare, stare fuori vuol dire recuperare. Non recuperarlo. Va bene, dai, questo è a posto. Poi, dunque, banda larga, ti chiederei a Renzo di fare quell'incontro con Infratel, fallo tu con DataSir, insomma, per vedere, diciamo, se effettivamente Infratel fa quel pezzo o non lo fa. Insomma. Poi, noi abbiamo fatto quella lettera, no? Abbiamo avuto la risposta, no? Quella dei comuni. Un po' ancora, però le stiamo raccogliendo. È il 28 febbraio, no? Quindi sì, sì, sono arrivate un po', comunque stanno facendo anche il conto, infatti sono di anche a mese dentro. Bene. Ma ti pregherei di coordinare questa doppia partita qui, in modo che se la facciamo, quest'anno facciamo la botta finale. Nel senso che a questo punto avremo un pezzo finanziato da Infratel, un pezzo da noi, e cerchiamo di chiudere la partita. Poi è chiaro che è dinamica sta roba, perché un operatore chiude. Non finirai mai. Sì, nel senso che avrai sempre una gestione del modificarsi la situazione, però il grosso fare. Va bene, sulla Zeli si è fatta la riunione ieri, l'altro ieri forse. È andato Pippo. Hanno l'incontro con l'agenzia università settimana prossima. E dovrebbero concordare le procedure, diciamo, per andare avanti secondo le indicazioni dell'agenzia, acquistando progetto, aree, pagando quote di onere e poi facendoci l'appalto. Insomma, più di così non so come dirlo. Noi confermiamo la quota nei FAS e poi si vedrà. Insomma. Naturalmente si avvicina la conclusione del mandato del rettore, 31 ottobre, non so. Sono 7 mesi e mezzo, mi pare, no? È circolata anche un po' l'idea che potessero chiedere a noi un compito più significativo, insomma. Lo dico a Enzo, lo sapete, lo dico a Lella, perché sono un po' vicino, diciamo, insomma, se ci chiederanno ne parleremo. Sì, di è circolato un po' l'idea che potesse essere questa nostra società a fare questo appalto, però non è una cosa che noi ci siamo arrivati in modo formale. E Pippo mi ha telefonato durante la riunione dal sindaco di mercoledì
io lentamente non è arrivato niente, quindi sembra che noi vogliamo, per carità. Se ci cercano, ci trovano. Cioè, se no, noi confermiamo che finanziamento ci ringraziamo. C'era un contratto per aggiornarci il rettore, c'è stato questo tema delle infrastrutture, e ci sta lavorando un gruppo di tecnici. Abbiamo un po' fatto il punto sulle richieste anche che facevano, che tra l'altro non sono solo infrastrutturali, sono anche trasportistiche immediate, c'era anche il comune, la DNI. Ora vediamo, sono di assegnare la bozza per togliere tutti gli alibi, no? Però mi sembrava che ci fossero le condizioni per scegliere, no? Siamo visti che il comune di io non so come va a finire. Ecco, io ho parlato con Renzo, con mi scuso sempre il nome, Arcuri, vero? Sì. Gli ho spiegato la situazione, beh, se è così allora stiamo un attimo fermi. Adesso forse bisogna fare un passo dal sottosegretario alla presidenza, come si chiama, del Rio, e magari chiedere di essere un po' lui, adesso a prendere in mano la situazione. Cioè, io non interlochiamo con Miur, con Mise. Con Miur oggi è difficilissimo. Sì. Abbiamo solo i primi giorni, poi magari. Vabbè, dai, questo per quanto riguarda Zelli. Dunque, per quanto riguarda Ferrovie, sto scorrendo gli argomenti strategici da basso, cioè dal primo. Dunque, Lupi ci ha convocato martedì, ci dividiamo, nel senso che vado io. Vengono. Ecco, sì. Sicuramente già. Perché sì, oggi c'è martedì, sì. E Carla, ora stiamo valutando. Ma loro no? Il terzo valico. In effetti, se riuscisse Gabri, perché c'è la questione del rosmarino. Comanda qualcuno, semmai. Sì, ma la parla. Che mi pare che il tema lì sia sempre lo stesso, no? Il giorno dopo noi ci dobbiamo fare delle cose. No, ma ho detto che siamo sempre al suo punto, ho detto che il tema sia sempre lo stesso. Ma tra l'altro diciamo che sulla parte terzo valico il blocco di partenza, diciamo, delle necessità è abbastanza risolto, quindi sono gli anni dopo, il cavallo fare, eccetera, cioè, poi magari prima di andare fate un po' il punto del giorno. Ecco, avete visto che si è sbloccato il finanziamento del ribaltamento, no? Almeno abbiamo firmato una roba, penso che siamo a posto, no? Sì. Non so se è arrivato materialmente il denaro. No, ma non devo arrivare. Ma l'ho visto l'atto, diciamo. Non l'hai visto? No, no. Io ve l'ho girato. Non lo so, magari è finito nella posta. Che dopodiché vi pregherei di accordare l'operazione, diciamo, valico, ribaltamento, moli, nassi, come si chiama? Quindi è una cosa che... 15 giorni di coordinamento, c'è parte di gas regolata. Certo che la temperatura che c'è qui dentro, ragazzi, è da svenire, per uno che è stato malato è da morire, però un po' di fine. La temperatura che c'è qui dentro. C'è caldo o c'è freddo? Caldo. A tuoi no, vabbè, la prima sono solo io che sono così caldo. C'è già stato più caldo. Sono la lela che c'è stato più caldo. Io mi sono smarcato. Comincia già a smarcare. Sono tornata delfina. Lo dicono anche i giornali che si sta smarcando. No, mezza giornata, poi oggi sono di nuovo delfina e qui bellissimo. Va bene, infatti ho aperto la finestra anche se ha freddo. Ho avuto un giorno d'autonomia. Quello che non ci manca è il buon umore. Sei la moglie ideale, se sei fedelissima. È che si formano le correnti con la finestra. Mi toglierò il gioco. Cioè, per voi normali, calma. Normali? Ormai non ce n'era. Già stavate interrompendo pausa dopo. Non esiste, pausa non esiste. Ah, che bella notizia. Meno male. Ma era giusto dire. Il tema di continuità si misura da questo. Hai dato una notizia oggi. Io non ho detto niente perché io.
Va bene, dai. No, devo dire una cosa sì. Sul raddoppio ferroviario. Visto ecco, sì, mi... volevo dire che volevo chiedergli, sì. Ecco, io... No, poi finiamo un attimo il valico. Scusate, quindi noi andiamo giù tranquilli giovedì. Ma cos'è martedì? Tranquilli? Che... No. Tranquilli non li siamo non sull'anno in corso, ma sui prossimi anni, dove ci sono ancora una serie di variabili. Quelle su cui loro, diciamo, puntano di più sono Cavalupara e come si chiama già quello... Il ribaltamento no? Ecco, no, il ribaltamento va bene, ma comunque entrerebbe in funzione non nell'anno prossimo, ma nell'anno ancora successivo. Per cui, e sul ribaltamento siamo a posto e raccordati. Il problema è che non è utile per l'anno 2015, ma per l'anno successivo. Quindi, no, diciamo, tranquilli non li siamo. Però... abbiamo lavorato e siamo una traccia c'è. Abbiamo fatto tante riunioni, poi io dopo alla Gabi dico tutto. Invece sul ribaltamento, sul raddoppio. Se ritenete che non sia necessaria la presenza loro, non sprechiamo, diciamo, biglietti a tempo, eccetera. Fate voi. Insomma. No, io penso che sarebbe importante. Vabbè, insomma, qualcuno difficile lo deve avere perché. Vabbè, vedete voi, dai, decidete voi. Io ci sono, basta avere il livello tecnico con me, per il resto non c'è problema. Vai avanti, Lella. No, sul raddoppio, dicevo, tu mi hai chiesto di chiedere al ministro se potevamo, al collaboratore del ministro, se potevamo parlare anche del raddoppio, e oggi lo farò. Nel frattempo ti informo che c'è stato lo sblocco delle aree, cioè c'è la firma, diciamo, sulla perizia, e quindi ci sarà lo sblocco delle aree nei prossimi giorni, quindi... anche sul cantiere. Quindi dovrebbe essere fine 15 o inizio 16, insomma, al massimo, no? Siamo a marzo. Ho parlato con la prefetto proprio ieri. Quindi. Se non ci sono altri guai, dovrebbe essere durare da oggi. Sì. Va bene, dai. Su quello noi abbiamo fatto una riunione con RFI, poi è uscito anche sui giornali, dove abbiamo proposto noi al ministro un possibile utilizzo di quelle risorse che lui aveva detto potevano essere messe a disposizione 250-300 milioni di euro per fare il lotto, un lotto costruttivo che poi sono le opere, diciamo, connesse, quelle, diciamo, che servono per portarci ai cantieri. Fammi sapere se riuscirà a fare anche quel punto lì, dai, se ce la fai oggi. Sì, io credo. Se no poi lo faccio anch'io in giornata, se ci riesco. Va bene. E poi c'è il nodo che... Come va il nodo? Il nodo, Gianna, hai un aggiornamento più sul nodo di Genova? Il nodo è passato? Abbiamo portato. Però ci sono problemi. Ah, quello che hai avuto la settimana scorsa, no? Il leggero hanno ricomposto. Sarà valido il 5 di conferimento. Ma quello che dice la impresa dovrebbe scrivere, però ufficializzare qualcosa anche a noi. Ci servono dei problemi, diciamo, di carattere di compatibilità con la terra che viene scavata e il sito che si era fatto. Non mi credete che questo sia una struttura. Per cui la base persisterebbe. Attualmente sta andando a Canella, che è a 110 km da giro. Posto da vino. 110 km da giro. Ogni. Per cui non c'è un problema, ma a questo punto se... diciamo, se prendiamo per buona questa tesi, il problema la chiave è che si perdono, nel senso che non ha riscontrato quel piccolo. Quindi stanno andando avanti in contenzioso, diciamo, le riserve, continuano a scrivere riserve per questo problema. Però stanno andando avanti. Allo stato attuale sono, allo scavo della galleria, sono sotto casa di Tognolo che li sente tremare. Cioè dove sarebbero per capirci? Sotto Maria. Però stanno davanti, hanno trovato molto duro farla vedere una fresa dalla Svezia per cambiare il valore di scarpa. Quindi stavolta il cantiere va davvero. Sì, ma anche il segnale di aver canaleggiato questa fresa in Svezia. È un segnale che non mi che non è ancora arrivato, è già arrivato. Deve arrivare perché, come dire, finisce un lavoro in Svezia. Che andiamo via, che tutti i lavori a parte la gronda sono partiti davvero. Va bene, poi Cornigliano riqualificazione.
abbiamo parlato l'ultima volta, vediamo di chiudere con la partitella, dell'aria sotto, Renato. Ce la fate adesso in tempi ragionevoli o no? Mi devo mettere gli occhiali, che non vedevo mimica. Ce la facciamo, sì. Marzo? Va bene. Anche perché quello lì poi deve decidere di quanti soldi rimangono per la viabilità, no? Perché quello lì è l'ultimo intervento di bonifica, giusto? Poi il resto è un po' di riqualificazione, un po' di viabilità. Anche per questo si sta a chiudere, insomma, beh, l'Expo non c'è Angelo. Dunque, l'ANAS, facciamo il punto sull'ANAS, poi mi pare che abbiamo finito, quindi la decorazione l'abbiamo fatta. Io ho fatto i passaggi, mi ha chiesto. Bene, allora facciamo l'ANAS, poi. Dunque, Spezia hanno ricominciato davvero o no? Allora, a Spezia non hanno ricominciato davvero operativamente perché sono nella fase di passaggio, di consegna dei cantieri, ok? Quindi stanno facendo tutte le verifiche per passare, però partono e il 10 di marzo è la giornata in cui loro partono proprio operativamente. Lunedì. Ci sono ancora dei piccoli problemini, tra le aziende coinvolte, infatti mercoledì io vado all'ANAS per parlare un po' anche di queste cose, comunque lì ripartono. Poi c'è Savona. Savona l'ha presa, ora è stata trovata una soluzione immediata per cominciare i lavori della presa. Però i problemi vanno in un punto preciso dove vanno. Perché non ascolti? Il punto preciso dove abbancano il materiale. Il nome dell'anno. Vabbè, il comune è quello. No, è un'altra cosa. Questo è un abbancamento provvisorio. Rimangono tutti i problemi invece sui siti, quelli di destinazione. Ora c'è ancora un tentativo che stiamo facendo, che è in corso. Dov'è? Dov'è? La vedi dalla strada abbastanza visibilmente. Capito. Se ne sono gli amministrativi della Camatrevo, quasi sicuramente a fare un accordo, ANAS, autorità portuale, per avere una parte del materiale andrebbe direttamente, una parte verrebbe depositata provvisoriamente alla Camatrevo. Diverso fra Stavo e questo punto rimarrebbe solo una porta abbastanza ridotta del marino che non può andare di caratteristiche di dimensione, una parte va in discarica perché hanno determinate caratteristiche, le parti corticali vanno in discarica, non ci sta già andando, e una parte invece l'altra uscire con l'avviso pubblico per cercare di possibilissimi per avere esplorato i tanti sono di libertà privata, lo fa la procedura di avviso pubblico per fare la scelta. Poi sì, ci sono parecchi, non sono vicini, però essendo se ne parecchi, questo è anche importante. Quindi seguiamo, tre piste parallele. Quell'incontro che si è svolto mentre io stavo a casa con Vaccaro, come è andato? Doveva presentarti il progetto a te, perché noi lo assessori che c'eravamo lo conoscevamo tutti. Abbiamo fatto un po' il punto sulla procedura, che è comunque abbastanza a posto, e ci teneva una volta che hai visto. Ma è una volta che andiamo su a vedere quel progetto strano, quello delle porte, no? Sì. Vediamo anche quello, ditelo a Michela per favore. È la prima occasione che andiamo su. Ma per il specifico invece va avanti quello suo? Lo stesso, cioè sono vasi comunicanti, tra virgolette. Va bene. E, dunque, poi c'è la Trebbia che credo che sia prossima all'appalto, vero? È andata in conferenza del servizio e poi c'è l'appalto. Poi c'è la novità positiva di Noli, no? Che ormai è ufficiale, no? Noli, il 18 firma una convenzione a Noli.
con il sindaco, il presidente della provincia e tutti quanti, insomma l'ANAS. Ma lì il buco è da Noli a Noli o Noli a finale? Da Noli a quasi finale, giusto? Sì, ma c'è proprio lì che abbiamo coinvolto anche il comune di Noli, perché è proprio... E niente, quindi lì ci sono, c'è questa importante novità, che sul 2015 c'è il finanziamento della variante di Noli. E adesso abbiamo anche già avuto nulla osta per fare la firma della convenzione e siamo già in conferenza dei servizi. Bene. Questo vuol dire che avere dei progetti da parte a volte serve. Sì. Va bene, questo comporta su FES, FSC, vediamo dove, penso FSC, un cofinanziamento di 10 milioni. Questo però vuol dire che finalmente lì non si dipenderà più dalle pietre che rotolano da Caponori, insomma, sarà una grossa novità per, adesso non c'è Angelo, ma la zona lì so che turisticamente è sempre condizionatissima da questa. 18 Noli, poi io sono a Milano il 18, mi ha detto a Claudio che se fosse un consiglio inaugurano Italia a Milano, ho chiesto di andare. Poi c'è Strada Mare, vabbè, hanno fatto un titolone su una cosa che noi sapevamo già, insomma, comunque, ce la facciamo per fine anno o no? Sono molto preoccupata sul tema delle nuove riserve. Nuove riserve. Perché l'ANAS ci aveva fatto sapere che, insomma, comunque, si può chiudere un accordo e poi ricominciare. Comunque, non volevo prendere la prossima settimana per parlarne bene un po' con gli interlocutori e capire cosa hanno in testa. La questione però dei tempi mi sembra che più o meno la politica sia assegnata, non è che... Se si chiude l'accordo ci sarà fatto, dirà altro a fine anno. Okay. Nel frattempo c'è anche... Sì, ma voglio dire, fine anno lo diamo per scontato. Facciamo terna. Vabbè dai, cercate di starci dietro, riuscite a chiudere, un po' come la pista ciclabile del Ponente, questa. Cominciamo e finiamo in 10 anni. Novità depurative. Dicevi. Allora, sì, ci sono state. Allora, il commissario di Rapallo, ci siamo sentiti, abbiamo verificato gli uffici, la dottoressa Minervini, la provincia, hanno tutto e convocherà la conferenza dei servizi. Mi ha detto di dirti domani, ma questo voleva dire nei prossimi giorni, quindi è prontissimo e questa è una buona notizia. E invece, per quanto riguarda Andorra su Imperia, allora, c'è stata una riunione del lato imperiese dove è stato invitato anche il comune di Andorra e i due comuni. Sì, così in modo che facciano un piano tariffario comune, perché adesso lui praticamente farà riferimento al lato imperiese. Anche perché Flores finisce adesso. Esatto, tra l'altro che ci siamo anche visti ieri e sono stata sempre a Andorra anche per questo argomento. Poi le riserve che aveva il comune di Imperia sulle verifiche tecniche sono state fatte e ci sta Andorra su Imperia e quindi lì si può procedere. Hanno fatto lato, c'era anche il comune di Viano che è interessato. Quindi è quella società Riviera Acque che fa. Ecco, lì il tema è questo, che Riviera Acque sarà il soggetto, diciamo, attuatore di tutta questa operazione. Su Imperia c'è un problema di contenziosi che adesso poi quando il TAR si esprimerà a breve, all'inizio di aprile, speriamo che si risolva e si possa andare poi in una strada più liscia. Comunque diciamo che... Quindi arrivi l'acqua che fa. È perché il gestore... È un... Sì, non so se avete visto stamattina i giornali, penso di no, che c'è di nuovo tensione tra Saldo e Sappali. Lo dico non perché mi interessi in sé la tensione tra Saldo e Sapo, ma non vorrei che avesse una ripercussione sulle questioni gestionali. Sì, cerchiamo magari, intanto ci dobbiamo rivedere. E di là invece, ci sono novità di là o no? Sì. Su Borghetto invece, allora, si stanno andando avanti, diciamo, per creare questa associazione di imprese. E facciamo una riunione a breve per capire a che punto sono e procedere. Va bene. Pippa, abbiamo fatto tutte le delibere tue in tua assenza. Tranne una che è quella fuori sacco sui bilanci della sanità. Sul 2013. Bilanci di previsione delle aziende sanitarie. 14. Non teniamo la ferma. Sì, quella mi sembrava. Sì. Abbiamo tenuto sospesa anche quella di Montaldo sulle questioni di concorsi.
Adesso forse Montano non si ricorda che noi finiamo la giunta tra 10 minuti perché abbiamo cominciato la scuola, a casa Maria ferma la settimana prossima. Questa qui vostra o gente? Quella della, del bilancio abbiamo... Ah no, ma scusa, questa è la sospensiva. Questa è condivisa e urgente perché sennò scadono i termini. Ora pensavo che fosse un preventivo. Ma cos'è questa là? Allora, noi abbiamo fatto, se sbaglio i periodi, una norma per cui entro novembre dovevano fare i preventivi 2014. Vabbè, insomma, siccome non c'era riparto, bla bla bla. Allora è meglio sospendere i termini. Basta, sta provando. Io non lo sapevo. Okay. No, la direttiva non so cosa sia. Quella sì, dei concorsi, quella lì sempre rinviata. Va bene, no, volevo solo dire, poi vado avanti ancora qualche minuto, che questi riepiloghi qua che sono messi nella parte del sito che si chiama Futuro della Liguria, non so se qualcuno di voi intanto se li guarda, ma le faccio direi di no, diciamo. Sono di rara utilità secondo me, eh. È uno sforzo grosso, ma è cioè, in 3 minuti uno ha veramente idea, diciamo, di un settore, di un pezzo di attività. Sono molto utili, ecco, se ogni tanto avete un po' di tempo fatelo su. Dunque, i rifiuti, la novità è che adesso Taggia riparte con Cuneo. Sindaco di Taggia, perché la provincia... dichiarato sui giornali di oggi. Allora, Taggia mi ha chiamato il sindaco chiedendovi un incontro con la provincia e i nostri uffici. Perché, anche con il comune di Sanremo, perché è arrivata una lettera in sede di VAS del piano dei rifiuti della provincia di Cuneo, in cui si dice che loro hanno a disposizione dei volumi, e adesso noi vogliamo prendere contatti per capire se sono per rifiuti tal quali o sembrerebbe più per il trattamento dei rifiuti. E lui ha dichiarato che è favorevole a questa proposta. Invece mi aveva detto l'altro ieri che facevamo questo incontro. Comunque io l'incontro e vediamo cosa si fa. Poi c'è un conto è la gestione del transitorio, un conto invece è la gestione del definitivo, quindi è su questo che dobbiamo... Sì, sì, no, segnalavo solo le novità, visto che stiamo facendo, scorrendo, come dire, le cose. No, comunque invece io guardavo con attenzione, volevo prendere comunque i contatti con il Piemonte, perché non è solo Cuneo che per esempio tratta l'umido, ma anche se sono rifiuti che vanno sul mercato, c'è anche Alessandria, si potrebbe anche in qualche modo per il transitorio. Va bene. E poi c'è Genova, che è la zona più grossa di questo momento, che abbiamo, niente, stiamo lavorando, e cioè tutta la collaborazione possibile, però non ci prendiamo in casa responsabilità che non sono nostre, questa è semplicemente la cosa. La questione lì è molto... Adesso partono finalmente con la differenziata, o meglio dicono che partono. C'è una città così grande, senza impianto finale, senza differenziata alta, è chiaro che è un problema serio. Visto che presentano il piano in comune, sarà una cosa di più. Perché, insomma, adesso sono anche molto preoccupati, ma comunque. Bene, poi c'è quella di oggi, che abbiamo messo, e che mi pare cominci già a dare qualche risposta, no? È bello vedere che non vi parla. Becca. Dicevo che poi c'è la banca della terra che ha messo oggi e mi sembra che cominci già a arrivare qualche interesse. Le prossime che metteremo sarebbero, diciamo, nell'ordine che poi volete voi, quando chi è pronto è pronto. Insomma. Il pacchetto fotovoltaico, di cui si occupa prevalentemente Renzo, no? Il pacchetto casa, in concomitanza con l'approvazione della legge, e poi in concomitanza con l'apertura di ospedaletti volevo mettere un pacchetto piste ciclabili, se siete pronti a farlo. Bene. Mentre le aziende che ti pregherei di contattare, se hanno voglia, se hanno piacere, potrebbero essere ASG, potrebbe essere Demont, e se parte davvero un lavoro con l'azienda di Chiusanico che fa quell'intervento. No, quindi più là. Va bene, più là, perfetto. E poi vedi tu, insomma, un po' 8 per esempio, potrebbe essere semplice, no? Lì parte anche, hanno
Senti, sono stati lavori anche la copertura dei parchi per buone militari. Sì, però partono in... quella però è un'opera... Sì, potremmo fare una volta opera pubblica, aziende. Poi dipendenti acqua, azienda lì là, funivia. Via. Il punto che lì è tutto un blocco, funivia, italiana coppia... E bagni, e italiana coppia. Però se li chiamiamo, li chiamiamo. Però lì stiamo arrivando sulla Tirreno Power lì, insomma, aspettiamo un attimo. Per esempio, Otto si potrebbe fare, poi vedi un po' tu. Vedo una lunedì proprio. Cioè, una nuova volta, sì. Va bene, penso che se non ci sono... Ah, no, volevo dirvi due cose, spot. Poi 5 minuti di una cosa sull'alluvione, poi facciamo le pratiche nominative. Il giornale di oggi parla di un allarme, Giovanni, di Masone, del laboratorio del latte. Sì, c'è un'interferenza che mi deve stare arrivando. Avevo fatto il sopralluogo con Ferrando e Oliveri 10 mesi fa, però c'è una possibilità di... Mi parte incontrando di vedere adesso nuovi lavori che possono fare, di trovare una situazione per farlo arrivare in piedi. Questo problema si inserisce nella crisi, nella difficoltà dell'APA dell'ARA, che adesso si sono ristrutturate, sono fuse. Però non molliamola quella cosa lì, anche gli uffici, lo dico. Se ce la facciamo, non molliamo. Va bene. Poi c'è ancora il tema beni confiscati alla mafia, che sarà una cosa che seguirà più il comune. Però stavolta è un pacchetto grosso, adesso non so, Pippo ha seguito molto Libera, no? Sì, avevamo seguito anche un bene a Pallo, ma poi il problema è che non si possono vendere beni confiscati per ristrutturare beni confiscati, quindi... Ma lì, non è una... lì bisognerebbe... Perché nella legge... Bisognerebbe dargli al commercio, non si possono dare a privati, no? Nella legge noi abbiamo costituito il fondo, quindi potremmo aiutarli anche economicamente, ma non è una coperta. Se si possono dare a privati, si possono fare delle, esatto, o anche, tipo di beni sono? Anche delle ATI. Nel centro storico bisogna che ci vada al commercio, non è che ci possiamo mettere 20 olus che fanno 20 centi, c'è qualcuno sì, ma il resto poi deve essere... Cioè, bisognerebbe che fossero affitti moderati per attività commerciali. No? Meno o ad altri che arrivano? I giornali di oggi o di ieri dicono che questa questione è una valanga. Stanno organizzando una prossima serie di 33 presentazioni. Meriterebbe un po', sapete un po'. Poi due cose ancora. Dunque, nave di Spezia, seguitemi un attimo per questo di quelle cose. Scusa, Matteo era in contatto con la ricercatrice. Ma non so, ditemi. Sì, lei sta facendo un'indagine georeferenziale. Cosa vuol dire la ricercatrice? Praticamente abbiamo attivato un tirocinio attraverso l'associazione Libera con l'Università di Bologna, però c'è una nave differenziata sui beni confiscati per vedere poi a che punto è l'iter burocratico, per vedere un'ipotetica funzione a cui potrebbe essere. E l'interlocutore è fondamentale a livello comunale, non c'è dubbio, però mi sembra che un minimo di coordinamento, sarebbe interessante capire anche un minimo apporto di fondi europei per chi volesse aprire attività in questi beni, non so, un bando dedicato, no? Se si può, non so se però si possono andare a privare, non so come funziona. Ma sì, ma queste cooperative che fanno il vino a 100 passi saranno ben cooperative, non lo so, sarà mica un comune che fa il vino a 100 passi, sarà una cooperativa. Navi di Spezia e navi che verranno, qui bisogna che qualcuno se ne occupi, io non ne so niente, ma nessuno di voi ne sa niente, no? Ho visto che ci interpella il Conti, e scriviamo una lettera ad Alfano e a Pinotti, non so. Alfano perché pare che è stato...
se si chiede di rispondere, bisogna ben chiedere le menti. Tra l'altro nell'interpellanza ci chiedono di informazioni, anche giusto, perché la gente che l'ha vista è preoccupata. Diciamo cosa rispondere, che non abbiamo avuto nessuna comunicazione. C'è un carico probabilmente radioattivo che viene da qualche centrale nucleare di emissione, dicono i giornali, che è arrivato nottetempo con grandi spiegamento di mezzi senza dare informazione a qualcuno, ma ovviamente se ne sono accorti tutti. Sembra che a gestirlo sia stato il Ministero degli Interni, che però poi ha attivato un rapporto con la difesa perché la nave ha attaccato nelle aree della difesa di Spezia. E quindi sembrerebbe che i due punti di riferimento istituzionali, politici, siano Alfano e Pinotti. Ma sai, in questi casi io mi rendo conto, se lo dici Ciallano, se lo dici non sei trasparente, non so cosa dire. Ma siccome ci viene chiesto, noi dobbiamo per forza scrivere, poi se non ci risponderanno diremo che non ci hanno risposto. Credo che questi rifiuti, questi, come si chiamano, queste scorie, siano state imbarcate da qualche e vadano da qualche parte, in zone che le trattano. Sono dei carichi di, siamo avvisati, questa volta non ne abbiamo avuto niente. Però noi chiediamo. Ho capito. Cioè, noi dobbiamo loro ci rispondono che è riservato, se è riservato, è riservato. Noi non possiamo che rispondere, nel senso che chiediamo informazioni, cosa vuoi rispondere? No, poi loro ci risponderanno ai sensi dell'articolo 20 della legge numero Y, diciamo, queste cose vanno fatte con grandissima riservatezza, non è previsto che si dia un'informazione. 3 minuti sulla riunione che abbiamo fissato quando per l'alluvione? Prima di iniziare, nel frattempo Forlani ha detto ok, sul rapporto. Ah, perfetto. Quindi parliamo anche della dopo il ponente, in cui però devono dire solo a noi, no? O no? No, no. No, ma dico, non è un caso come quello del terzo valore che dobbiamo dire... No, noi dobbiamo riporre il tema. 1-2, sì. Perfetto. Allora, alluvione. Dunque, noi facciamo venerdì alle 9, no? Quindi bilancio, quindi ambiente, quindi infrastrutture, chi vuole. Per esempio tu saresti anche abbastanza coinvolto. Sì. Ora, venerdì alle 9. Un'ora e mezza. Ora, la commissaria, diciamo, sostiene che, insomma, sostiene vuol dire che è vero, che non si può altro, non è, ma lo dicevo, che non si può altro che raccogliere questa massa di roba e darglielo in percentuale. E questa percentuale è 14%. Su tutto. Di ognuno, penso. Cioè, mi seguite un attimo, questa cosa qui è molto importante, specialmente per il discorso di infrastruttura e contratto. Cioè, per come è concepita l'ordinanza, no, la legge, sì, conseguentemente deve immaginare qualche ordinanza che avevano fatto. No? Lì bisogna sommare somma urgenza e messa in sicurezza. La somma viene tot, quello che abbiamo è 13, quello che spetta a ogni comune è 14 milioni di quello che ha chiesto. Giusto? Naturalmente, prendendo per buono quello che ha mandato, giusto? Al momento. Perché in 15 giorni non c'era possibilità di... No, era solo per precisare. Naturalmente, se adesso poi arrivasse una somma cospicua, diciamo 50-60 milioni per capirci, qualcosa fai. Se facciamo un piano su sicurezza, sì, sì. Allora più specifico. Se invece non arrivasse più niente, per tanti comuni dargli 14% è... Comuni piccoli sono, no? Ma d'altronde la legge funziona così, quindi non c'è niente da fare. Dopodiché ho raccomandato alla commissaria, alla quale peraltro non potrei dare raccomandazione, diciamo. E no, perché il potere, diciamo, che ha un potere che deriva da un'investitura nazionale. No, di non mollare i soldi finché non fanno, ecco, questo è il punto. Perché se disperdiamo soldi in mille rivoli, in comuni che poi non fanno niente, è un disastro. E quindi subordinare l'erogazione al fatto che facciano, perché mi sembra una cosa sensata.
A fronte di questa ripartizione è stato chiesto quali sono le priorità, quindi fanno sarcettare, magari due fino a alla fine sono circa in attività di 30 in di più. Va bene. Poi prenderò contatto con Morando per la famosa gestabilità, spero di farlo mercoledì, visto che io devo andare a mercoledì e giovedì, ci sono anche mercoledì. Adesso non sono sicuro, chiamerò durante questo fine settimana. Morando è il vice ministro, diciamo, che ha preso il posto di Fassina sostanzialmente. E perché vediamo se lì riusciamo, perché ci ha detto Gabrielli che è stata scritta malamente questa norma, che sarà difficile ripartire questi fondi, no? Ah sì. Cioè anche lei, cioè. No. Legge di stabilità. Dopodiché mi pare che abbiamo PSR, accisa e FAS. No? Ordinanza, legge, PSR, accisa e FAS. Vi pregherei il assessore in particolare, 4 per quanto riguarda il PSR, ma quello sappiamo che è dedicato, quindi non va in incrocio, poi solo tenerne conto in altre vicende se qualcuno li ha presi lì. Di presentarsi venerdì con i conti un po' precisi di quello che abbiamo già speso, non speso, eccetera. Ora, ne abbiamo anticipato un po' di delibere. Queste anticipazioni qui le consideriamo anticipazioni, ormai chi ha avuto, avuto e chi ha dato, ha dato. Vedete voi, insomma. Spiego, no? Temo che sarà la seconda, temo. Perché... Anche perché... quelli a cui abbiamo dato sono anche comuni che non rientrano nell'emergenza perché hanno avuto la luce. Beh no, tutte e due. Quelli dell'imperese sì, ci rientrano, quelli dell'imperese. Quelli ma quelli di qua no. L'abbiamo dato circa... Abbiamo dato anche 900.000 euro per dei risparmi che noi abbiamo avuto, abbiamo, come si dice, vincolato dei soldi che non erano stati spesi, altri 9, che non sono accise ma sono... Sì, sì, sì. Sì, noi abbiamo fatto un po' di delibere, diciamo, non accise, accise e non accise, sostanzialmente per Tiguglio e Imperia, no, Tiguglio e Imperia. Temo che quello lì, quello che è fatto, insomma, anche perché oggettivamente erano i casi più complicati. Dopodiché abbiamo le tre annualità di accise, vi prego di portarci i dati un po' fatti bene venerdì, magari faccio una riunione tecnica tra voi, Claudia, Gabriella e Gian, mezz'oretta di numeri, insomma. E poi abbiamo i FAS nuovi che tra un mesetto potrebbero esserci e poi diciamo forse quelli della stabilità. Ora, visto che però le due modalità di intervento sono completamente diverse, ma anche per le norme, perché secondo me la cosa migliore è dividere gli stracci, insomma, no? Dire queste risorse qui vanno, diciamo, all'ambiente che le usa con quelle procedure perché le leggi sono obbligate. E queste altre vanno alle infrastrutture, sostanzialmente invece farà una cosa diametralmente opposta, cioè sceglierà le priorità assolute. Noi abbiamo mandato una lettera per farci uno schema, diciamo, stanno arrivando le risposte alla lettera, devono arrivare entro domani. E quindi da lunedì siamo in grado di dire che... Perché i FAS sono discrezionali, la CIE è discrezionale, quelle di stabilità saranno penso discrezionali, penso, non so. Li vediamo, dipende da come le ripartiscono, se vengono. Mentre quelle altre sono legate a questi meccanismi frenari, diciamo, no? Comunque, ci vediamo. Poi, il PSR in che tempi farà la sua cosa? Scade? Entro il 30 giugno. 30 giugno? Questa qui poteva essere un po' più stretta. No, l'abbiamo fatta apposta per la cartella Va bene. Ok, quindi lavorateci un po', poi venerdì mattina vediamo un po' di chiudere. Poi è chiaro che, ecco, poi l'ultima cosa che vi volevo dire è che noi dobbiamo anche decidere di lasciarne un po' per l'autunno prossimo. Mi guardi malissimo. Non so. Penso che per aver visto un po' la situazione, che con loro
pensi malissimo. Lo so. Cioè, lasciare per... è impossibile. Sì, ma allora c'è Pippo qua e voglio essere chiaro. I casi sono tre. O lasciamo un po'. O, come dire, troviamo soldi aggiuntivi. O se accade qualcosa in autunno, non ce l'abbiamo. Quindi diamo le accise del prossimo anno. Il piano della messa in sicurezza che noi mandiamo, che lo facciamo un po' lo concordato, eccetera, quando ci daranno una risposta, secondo te? Quello dell'ambiente? Quello, no, perché poi lo facciamo coordinato, perché se i fast vengono messi su una cosa, noi facciamo una che è rimasta fuori, però in modo da coordinarci. Però se la vabbè, i tre direttori ci lavorano un po'. Dai. Meggiugorje si fanno degli incontri. Va bene, facciamo le pratiche non nominative, poi chi vuole va a inaugurare la scuola.